Gli amori da coltivare e quello da evitare per ogni segno zodiacale. Scorpione, l'acqua fissa e femminile. L'amore con il cancro, il pesce ed il leone e l'odio verso il toro. Il segno zodiacale dello scorpione è l'ottavo dello zodiaco. Si lega all'elemento acqua, all'intelletto, è di tipologia fissa e si associa al genere femminile. Simbolicamente il nascondere. Nel corpo zodiacale è rappresentato dai genitali maschili e dall'ano di entrambi i sessi. Stagionalmente si lega alla semina e, per analogia, alla capacità di risorgere dopo aver vissuto situazioni negative estreme. Nelle mie ricerche principalmente empiriche, cioè verificando nel mondo reale quali migliori sintonie si creassero tra chi aveva un determinato segno ed un altro, ho notato che ogni archetipo zodiacale ha tre forti corrispondenze che possono essere scelte in base al tipo di rapporto che si cerca. Nel caso dello scorpione, questo si lega benissimo con i suoi simili d'acqua, cioè il cardinale cancro ed il mutevole pesci, e con il suo tipologico compatibile per elemento, cioè il leone, il segno fisso maschile dell'elemento fuoco. Da evitare, a mio umile parere, in ogni ambito dell'esistenza, il suo opposto toro, segno fisso femminile di terra. Scorpione e cancro. I nativi dello scorpione sono i più abili a nascondere e a dare rifugio a tutti coloro che si affidano o sottomettono a loro, compresi i traditori. I nativi del cancro, invece, sono i maggiormente materni nel cerchio zodiacale, anche quando sono di sesso maschile, e vedono tutti, anche gli adulti, come fanciulli da tutelare e dai quali perdonare anche i comportamenti sbagliati, pur non dimenticando mai eventuali torti subiti. Con tale segno cardinale d'acqua, un nativo dello scorpione troverà sempre un ambiente domestico altamente curato e confortevole, ricco di ricordi materiali come fotografie, canzoni ed oggetti raccolti nell'arco dell'esistenza di entrambi i partner. Il segno fisso d'acqua sarà poi quasi sempre perdonato per tutti i suoi eventuali tradimenti e bugie da un nativo cancrino, visto che quest'ultimo, avendo l'intuito maggiormente sviluppato tra i 12 segni zodiacali, ben conosce in partenza la natura del partner. Grande è poi la motivazione che lo scorpione tende a ricevere dal cancro, che lo lascerà anche libero di fare quel che vuole in cambio, però del sostentamento economico e dell'educazione a lui lasciata degli eventuali bambini generati dalla coppia. In ambito lavorativo i due partner sono idonei per la gestione del territorio attraverso la politica locale o dall'istruzione, di medio-basso livello, delle materie artistiche come la musica o del disegno tecnico. In intimità lo scorpione, il quale è un segno di trasgressione in primis mentale, verrà totalmente coinvolto dalla cura dell'abbigliamento intimo che il cancro ama esternare in tale contesto, cosa che porterà a far perdere la testa al segno fisso d'acqua ancor prima che l'unione fisica inizi. In ambito sociale, essendo il cancro estremamente legato alle comodità dell'ambiente domestico, la coppia è idonea per le piccole realtà con amici selezionati ed affini alla mentalità sognatrice di entrambi. Scorpione e pesci. I nativi del pesci sono legati all'amore di tipo sacrificale, attirati da coloro che soffrono, soprattutto in ambito sentimentale, e che mostrano, anche a parole, di avere problemi di ogni sorta. Lo scorpione ha la grande tendenza a dare forti emozioni, alternando velocissimamente quelle positive a quelle negative, a tutti coloro che stimolano il suo interesse ed in particolare alle persone socievoli, ma allo stesso tempo fragili e con tendenza alla sottomissione. Per questo lo scorpione troverà nel piccolo e timoroso nativo del pesci il partner che non solo più di tutti può sopportare le sue perversioni, sia cerebrali che fisiche, ma che addirittura le ricerca.
A questo si aggiunge che il sentimentale segno mutevole d'acqua ha l'innamoramento facile di tipo istantaneo. E lo scorpione è il segno che più di tutti può far vivere a questo quegli stati tensionali cerebrali che, a livello conscio ed inconscio, egli cerca da sempre. Si crea così un rapporto dove lo scorpione stuzzica e punzecchia sempre il partner, provando piacere nel vederlo sia soffrire che versare lacrime ed, nel caso in cui quest'ultimo scompaia perché troppo ferito, il segno fisso d'acqua impara a conoscere anche l'abbandono amoroso, aprendosi alla dolcezza emotiva. Nel mondo del lavoro i due nativi sono idonei per attività artistiche e la gestione di eventi teatrali e musicali insieme. Con lo scorpione ottimo impresario ed il pesci grande artista grafico o ballerino. In intimità lo scorpione, segno sadico anche in questo contesto dell'esistenza, troverà con il pesci un partner con la forte tendenza al masochismo venendosi, quindi, a creare un'estrema dipendenza anche sul piano sessuale da entrambe le parti. Insieme nel sociale i due nativi sono propensi alle medie realtà, visto che il pesci non ama troppo esporsi per non essere ferito da chi non vuole e lo scorpione tende fortemente a proteggere tale piccolo segno mutevole che, a suo modo vizioso, tanto vuole bene. Scorpione e leone. Il leone è il segno del comando, dell'ambizione più estrema di stampo materiale, del massimo egocentrismo zodiacale del nativo maggiormente fortunato nello zodiaco. Un nativo dello scorpione è, quindi, fortemente attratto da questo segno fisso di fuoco, perché con lui può arrivare a realizzare un vero e proprio impero, con tantissimi sudditi alla coppia sottomessi, per via dell'arte persuasiva dello scorpione e della lucente magnificenza estetica leonina perennemente esternata. Entrambi hanno l'immensa capacità di convincere le menti insicure ed inesperte a seguirli, anche se i loro fini dovessero essere individuali e non collettivi come per la coppia al loro opposta Toro-Acquario ad esempio. Lo scorpione con un nativo del genere tende maggiormente ad esporsi ed accetta ancora di più ogni sfida che gli viene lanciata, anche quando questa passa per il suo partner leonino. Non per nulla il leone ama farsi adorare anche da chi è al di fuori del rapporto amoroso monogamico e raramente, soprattutto se maschio, si fa sfuggire una preda se l'ha adocchiata, anzi se ne vanta pubblicamente se la fa sua. Per questo, con un nativo di fuoco del genere, lo scorpione vivrà in quella tensione emotiva perenne che tanto ricerca e che lo porta all'autodistruzione per poi rinascere continuamente meglio di prima. Oltretutto il segno fisso d'acqua potrà, in maniera altamente giustificata, ma nascosta, vendicarsi in maniera pari ed anche superiore per le scappatelle leonine tanto esternate e per chi a questo si è concessa. In ambito lavorativo i progetti sono oltremodo ambiziosi, legati fortemente sia all'imprenditoria mondana, come la gestione di locali di tendenza, la formazione di gruppi musicali di successo o la recitazione in produzioni cinematografiche di alto livello, che alla politica del benessere e dell'estremo consumismo. In intimità il segno fisso d'acqua adorerà riempire di attenzioni, anche particolari, il leone che apprezza farsi servire anche in tale contesto ed allo stesso modo il segno fisso di fuoco apprezzerà la trasgressione, sempre principalmente mentale, che lo scorpione ha in maniera innata fin dalla giovane età. In ambito sociale i due nativi uniti sono idonei per le grandi realtà, pur selezionando un ristretto numero di amici veramente fidati con i quali passare i momenti di svago e progettando solo tra loro, in un'abitazione quasi sempre pregiatissima, le sempre nuove mete alle quali ambiscono. Scorpione e Toro. L'elemento acqua, in astrologia, è opposto a quello di terra e, nel caso dello scorpione, questo si oppone al fisso e femminile Toro.
Inizialmente, tra i due nativi, si manifesta la legge di attrazione tra gli opposti, perché entrambi passionali, lo scorpione sul piano mentale ed il toro su quello materiale, è legati all'indipendenza personale, con il segno d'acqua che acquista quest'ultima grazie alla manipolazione del prossimo, e quello di terra che la fa sua grazie alle sue sole immense energie lavorative cicliche, capace cioè di fargli svolgere gli stessi identici compiti per ore e ore. A questo va aggiunto che lo scorpione, pur di realizzare i suoi progetti, anche quelli meno remunerativi sul piano economico, essendo appunto un segno di tipo intellettuale, è disposto ad operare ogni tipo di stratagemma, anche quello meno lecito. Il toro, al contrario, è invece estremamente onesto in questo campo della vita, tanto da essere a disposizione anche delle nuove leve che devono essere istruite e seguite in ambito lavorativo. Va poi detto che il segno fisso d'acqua deve vivere un'esistenza sempre ricca di forti emozioni, anche controcorrente alla normalità umana, mentre il segno fisso di terra ricerca sempre un'esistenza tranquilla e semplice, che non gli porti stati mentali negativi, anche perché questi non gli farebbero digerire il tanto cibo che assume, necessario per ridargli le forze dopo un'intensa e lunga giornata lavorativa. Accade che con un partner dalla vita così semplicemente ciclica e dei ritmi molto lenti, uno scorpione tenderà allora fortemente ad innervosirsi ed a sentirsi ancorato a terra, non potendosi tramutare, per sua stessa distruzione, da artropode a rapace, come da sempre mostrato nel simbolismo esoterico. Bisogna far poi notare che il continuo punzecchiare dello scorpione e la sua tendenza a trasgredire anche con il tradimento potrà fortemente far infuriare il toro, che non deve essere assolutamente molestato nell'effettuare i suoi pratici ritmi e che ricerca fedeltà e certezze materiali dal proprio partner. Per tali comportamenti opposti, quindi, i due nativi possono non solo litigare verbalmente, ma anche fisicamente, trasferendosi in tribunale con la stessa velocità con la quale è iniziata la loro frequentazione. Per tale motivo uno scorpione non dovrebbe, a mio umile parere, mai approfondire una relazione di qualsiasi tipo, che sia amorosa, amicale, lavorativo o familiare, con un nativo del toro.